siamo con l'imprenditore Tommaso Dragotto, che non ha certo più bisogno di presentazioni, che da qualche mese ormai, quasi un anno, sposa la causa della Castelborese. Come mai questa scelta? Io sono nato sportivo, ho giocato a calcio, anche quando c'era una squadra di cantieri navali, io giocavo lì, all'Acqua Santa, ma soprattutto ho fatto pallanuoto, massima divisione in Serie A, quindi lo sport fa parte integrante della mia vita e ho visto la Castelbonese una volta, ho detto ma guarda è graziosa questa squadra, diamogli una mano. E così l'anno scorso gli abbiamo dato una piccola mano, adesso gli stiamo dando una bella mano. E siamo pronti a continuare per vederla in promozione, per vederla nei posti della classifica. C'è, devo dire, tantissimo entusiasmo attorno a questa sua vicinanza nella Castelbuonese e c'è anche grande attesa, perché un imprenditore ambizioso di successo come lei può trasmettere queste qualità alla squadra granata. Ma come ho detto un momento fa, io sono un ottimista per natura, qualunque, certo, io nella mia azienda, nella mia vita ho avuto alti e bassi, ho superato tutti perché ho sempre creduto nei miei ideali, nelle mie strategie e ci sono sempre arrivato, speriamo sempre di continuare e quindi perché no non dare una mano a questa città graziosissima, diciamo paese graziosissimo, dove c'è una squadra che con giocatori pieni di entusiasmo. Bisogna dare, non è largo ai giovani, sono tutti giovani, ma diciamo diamogli questo grande impulso che certe volte manca, quello che nuovamente non è che mi dà fastidio, è la gente e le persone, calciatori o nuotatori o qualsiasi altro tipo di sport si faccia, si crede che l'altro è insuperabile. Per esempio hanno parlato del Messina, del Giarre e di qualsiasi altra squadra. No, bisogna credere in se stessi, nella propria personalità e dire sempre noi siamo in grado di vincere. E questo è un entusiasmo bestiale che si dà alla prima persona. E più che io sono gli allenatori, l'allenatore e il presidente che dovrebbero fare questo lavoro di incentivazione sotto il profilo psicologico. Prego, prego. Presidente, due importanti novità. Sì. Innanzitutto sta per cominciare la campagna abbonamenti per il primo campionato in eccellenza della Castelbonese, campionato che, ce l'ha detto poco fa, è quasi sicuro, ormai si giocherà a Castelbuono per quanto riguarda le partite in casa, quindi un'altra buona notizia. Poi ci sono delle novità in arrivo, ancora la campagna acquisti non è terminata. Intanto buonasera e grazie di essere sempre qua puntuali a quello che noi organizziamo della Polisportiva Castelbuonese. Sì, rispondo brevemente alle sue domande, l'abbiamo detto nel corso della presentazione. Siamo riusciti a sbloccare la situazione per quanto riguarda il Fail e quindi fra due giorni partirà la campagna abbonamenti della Polisportiva Castelbuonese in eccellenza. È stata una lotta dura, sono degli interventi tampone in attesa di un intervento più importante che avverrà a metà anno, massimo il prossimo anno, per il rifacimento del campo sportivo, del sintetico, ma quest'anno con degli interventi tampone siamo riusciti a trattenere la squadra qua a Castelbuono, che è un obiettivo fondamentale per noi, perché questa avventura è nata qua e deve continuare qua. I nostri tifosi sono importantissimi per noi, lei lo sa, il Faila diventa una bolgia in alcuni appuntamenti, quindi appuntamenti come quelli che ci vedranno impegnati contro la Cireale, il Messina, il Siracusa, il Mister Bianco e tanto altro, sono delle occasioni imperdibili per Castelbuono e per l'indotto che gira intorno alla Castelbonese. E lei si aspetta una buona risposta da parte del pubblico castelbonese in termini di abbonamenti e di presenza? Ma dico, io me lo auguro perché, ripeto, anche per i castelbonesi sono piazze e partite imperdibili. Io mi auguro di mantenere la categoria e quindi di poterlo avere per tanti anni questo spettacolo, però quest'anno ce lo abbiamo e non dobbiamo perdere questa occasione, questo è importantissimo. Sul fronte mercato? Sul fronte mercato abbiamo una novità importante, non siamo riusciti a restare insieme, usiamo questo termine poco sportivo ma è questo, a Ivan Tarantino, perché nel corso dei primi giorni di preparazione abbiamo avuto delle diversità di vedute su alcune situazioni, quindi lui ha scelto di intraprendere un'altra strada, sappiamo che è in addirittura d'arrivo con altre squadre del girone A, non del girone B, e quindi stiamo cercando di sostituirlo con un difensore centrale che addirittura dovrebbe essere anche più forte di Ivan Tarantino, perché ha un curriculum più importante.
Allora, seguiremo questa vicenda. Sì, ci sono, vi posso dare alcune indiscrezioni, stiamo seguendo Russello, che è un difensore centrale conosciutissimo e secondo me il top dell'eccellenza, e il Calà, un difensore centrale che ha anche due presenze nell'Udinese in Serie A, è un top player per la categoria, quindi uno dei due arriverà sicuramente. Ringraziamo il presidente per le anticipazioni, vi aggiorneremo sul nostro giornale. Assume una valenza diversa adesso, le due neopromosse che si sfideranno anche in campionato, come affronterà la partita di domani? In maniera molto rilassata oppure con quella grinta in più data alla consapevolezza di affrontare una prossima avversaria? Direi che fino adesso tutti due amichevoli, che sono il nome amichevole tutti e due in campo, si è dimostrato totalmente diverso l'atteggiamento, dico io già alle mie uscite chiedo a quei ragazzi questo atteggiamento diverso dove sono amichevole, da cominciare a provare quello che si prova durante la settimana, cercare di l'approccio alla partita deve essere già ben quasi perfetto come se fosse una partita di campionato. Con presidente Capone abbiamo parlato delle novità in uscita e entrata in difesa, ci ha detto di Tarantino ma ci ha detto anche di altri possibili arrivi che sarebbero davvero dei colpi di mercato, come dire, da Siracusa, diciamo. Da Siracusa, parlo di Tarantino, non voglio parlare perché noi siamo un gruppo di persone umili, quindi dico parlo solamente dei miei ragazzi, che basta. Tarantino non è stato neanche uno, quindi dico non è che lo conosco così, perché gioca, ha giocato. E allora andiamo alle possibili novità, diciamo, ci ha fatto due nomi il presidente, che ne pensi? Sì, dico, noi siamo abituati in quella Castelbrunese, uno che va sicuramente due rientri, due vento, quindi come ha detto il presidente Capuana ha fatto due nomi ben importanti, uno in difesa e uno a centrocampo, che dico non li voglio dire perché dico, quando noi facciamo nomi non ci muoviamo, poi tutto il resto che ci sta attorno cerca di magari di levarci o magari così di mettere qua sopra le ruote per impedire il nostro obiettivo, quindi dico sono nomi top secret, dico, ma non è importante elementi. Prudenza e scaramanzia, ci sta. Un'ultima mi preoccupa, allora, che c'è il presidente Dragotto che probabilmente per una questione insomma di entusiasmo si è lanciato apertamente ad un campionato di vertice. No, dico, fa piacere avere, dico, delle persone accanto, sento l'orario che Dragotto avere questa mentalità, perché può fare solamente bene a noi, però dico noi andiamo, io lavoro una settimana con la squadra, con il presidente Capuana, con il trasportatore che lavoriamo 24 ore su 24, quindi sappiamo che è un campionato difficile, ci aspettiamo delle trasferte difficili, sicuramente molto personale, però dico noi sicuramente ci stiamo cercando di utilizzarci in maniera molto positiva per cercare di mantenere la categoria, arrivare per prima la salvezza, poi togliersi delle sostanze di questo strumento, però deve essere fatto sempre assieme ai nostri gruppi, perché loro sono sempre il nostro turismo, quindi dico è importante anche il loro apporto, perché quest'anno è una piazza abituata sempre a